ho iniziato a fare il mio lavoro tantissimi anni fa, andavo ancora a scuola, avevo più o meno 14 anni e ho iniziato in una piccola radio libera, come si diceva una volta, una radio privata di Bologna, e parallelamente anche in discoteca, chiaramente il pomeriggio, perché una volta si andava a ballare il pomeriggio, sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, e è stata una passione che mi è esplosa, io non me ne sono forse nemmeno accorto. Invece di comprare, non so, l'album delle figurine, chiedevo ai miei genitori se mi regalavano un 45 giri, che era la forma di musica più abbordabile in quei tempi. La tua famiglia ti ha appoggiato? Assolutamente no. Loro per me avrebbero voluto sicuramente un futuro più solido, più classico, no? Avrei dovuto fare il commercialista, quindi avevo studi da fare che non ho mai finito, e quindi no, non mi ha appoggiato, anche se poi ho studiato parallelamente per i fatti miei, ma tutte altre materie. Ti piace il tuo lavoro? Sì, tantissimo, è un lavoro molto creativo, un lavoro che permette di esternare tutto quello che una persona ha dentro. Poi in fondo la musica è una forma d'arte, secondo me tra le più importanti. È bello perché comunque suoni cose di altri, ma attraverso i suoni che tu proponi alle persone, sia ovviamente in radio che in discoteca, hai la possibilità di vedere le loro reazioni, quindi di suscitare in loro delle emozioni, e se sei molto bravo di trasferire le tue agli altri. Quindi comunque occuparsi del divertimento delle persone credo che sia una delle soddisfazioni, uno dei lavori più belli in assoluto.